No. Ovviamente. Bene. Il coordinatore dei servizi sanitari della nostra associazione ci illustrerà. Questo è un nuovo settore, un nuovo reparto. Qua facciamo tutta la radiologia di base e soprattutto la sierologia e tutta la prevenzione sanitaria. Diciamo a fare spese su, e tutto il reparto di diagnostica immagini, questo è un ecografo che abbiamo appena comprato, acquistato, e qua insomma intendiamo sviluppare tutto un tipo di attività volta soprattutto alla prevenzione. In campo senologico abbiamo una campagna di attività proprio mirata a, questa, a questo settore. I locali sono questi, purtroppo. Siamo un po' nello stretto, però ecco, è equipaggiata molto bene. Il settore, anche se è piccolo e nello stretto, riusciamo a fare un'attività. Abbiamo già molte richieste, soprattutto per la prevenzione senologica. Forse potresti illustrare l'area per il territorio, per sì. Non avete la parola. Qualche radiologo, facciamo vedere il... Abbiamo deciso di implementare in SRX, è una diagnostica radiologica di base, quella diciamo più larga fruibilità da parte dell'utenza, con delle punte di eccellenza che sono senologia, fase di tipo clinico, che è una rarità in un centro privato, io ti dico un altro centro a Betunia, noi abbiamo scelto questa strada di qualità. Quindi la senologia viene fatta solo esclusivamente col senologo all'interno della struttura, clinica nel senso che è lo specialista che decide l'iter diagnostico della paziente volta per volta, caso per caso, sempre con visita, e decide se affiancare ecografia, eseguire un prelievo biopsico, chiudere sempre comunque il cerchio attorno alla paziente e mandare via la paziente con il referto nella stessa giornata. Quindi dare un'accuratezza diagnostica in un settore che è molto delicato. La sezione invece scheletrica, che è composta da questo troposcopio, cioè questo tubo RX, tavolo e questo che si chiama teleradiografo stativo, consente l'esecuzione di tutte le indagini radiologiche dell'apparato scheletrico, addominale e toracico. Non eseguiremo in questa struttura mezzi di contrasto per la radiologia personale, perché ormai sono metodi abbastanza obsoleti, con l'avvento di TAC, endoscopia, nuove metodologie sono state diciamo, quasi completamente abbandonate. Il tutto è digitalizzato, quindi ha una garanzia di qualità molto alta. Limitiamo praticamente a zero la ripetizione dell'esame per errori dispositivi che si verificavano in passato, e i dosi pazienti sono estremamente contenuti. E l'ultima macchina di cui ci siamo dotati è questo tele ortopantomografo con teleradiografo, che è dedicato alla diagnostica marsito facciale, e quindi tutta la componentistica dentale e ortodontica anche per il cranio, per il patologico. E l'ultimo pezzo è la telecografo, che non può mancare una diagnostica ecografica e radiologica che completa il pacchetto. E poi da questo diciamo che è il primo step sufficiente, da cui vedremo come rispondere all'utenza, alla cittadinanza, però l'idea è quella di dare un servizio di alta qualità a un costo contenuto come nell'indole ovviamente di SOS, sempre legata al sociale, e vedere come risponderà un po' Livorno a questa nuova realtà. Per questi servizi che rende al territorio e per questa dare la possibilità a tanti, anche meno abbienti, di poter avere tutta una serie di servizi sanitari che si affiancano ai servizi pubblici, anche per abbattere le code, per abbattere tutta una serie di problematiche che sappiamo, e questa integrazione fra associazionismo e pubblico è quanto mai positiva, e per cui credo che abbiate intrapreso una strada quanto mai opportuna e meritoria, anche perché va portato a un rischio economico notevole, cioè vedo che quando si parte le promesse sono tante e i risultati non ce n'è. Ora dopo alcuni anni, quando si vede come quest'altro reparto che le cose si sono un po' mosse, benissimo, e allora si va avanti anche con la nuova radiologia. Vi auguro davvero di poter far fronte agli impegni presi, perché vedete sul Duomo di Varga c'è scritto: questo Duomo è stato costruito con le promesse dei ricchi e i soldi dei poveri. per cui a volte, allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, manda dal cielo il tuo angelo che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga questo luogo e tutti coloro che qui vi lavorano e si curano. Signore, dona loro serenità, salute e pace. E la presenza di nostro Signore Gesù Cristo benedica tutti i luoghi e tutti coloro che qui saranno. Sì, tutti i figli per Cristo nostro Signore. Vinda, va, vinda. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, se posso aiutarvi, un brindisino. Certo. Ho sbagliato.